Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dell'amico Dario Bagatin, che spero di rivedere molto presto. Mi chiede di parlare del film di produzione di Roger Corman, diretto da Adam Simon e Darren Molnoy, Carnosaur, la distruzione, come detto, 1993, film fatto con 3 lire e una boccia, che il nostro, sapendo dell'uscita di Jurassic Park, fece uscire 6 mesi prima al cinema, appunto utilizzando i modellini e tutto quello che poteva, passo 1 e via, per portare a casa questo film, chiaramente di serie Z a livello di budget, che però in un certo senso ha di una crudeltà, di una follia assurda nella storia di questa dottoressa, interpretata tra l'altro da Diane Lade, che poi è la mamma appunto di Laura Dern, che in realtà reciterà in Jurassic Park, insomma, che fa questa dottoressa che crede che gli uomini siano il virus da distruggere nel pianeta e che quindi con il DNA dei polli, un po' di Chicken Park, riesce a creare praticamente questi dinosauri. E l'intenzione però ultima è quella di far proprio procreare le donne solo e soltanto dinosauri. E in tutto questo c'è un altro personaggio, l'ex medico alcolizzato Doc Smith, praticamente, che adesso è il guardiano della miniera Eunice, dove sono i laboratori dove questa crea questo DNA, e che praticamente si innamora di una che fa proteste, Anne Thrush. E di lì poi appunto tutto quello succederà, perché la nostra partorirà un cazzo di dinosauro, e il film la butterà sempre più di fuori a livello di sangue, una splatter rosata una dietro l'altra, violenza totale sempre che si veda nella versione integrale, non guardate quella della televisione, per un film che è chiaramente un film di serie Z, è chiaramente un film che funziona a me, soprattutto perché mi fanno tanta simpatia questi dinosauri di Artone, veramente li amo. Poi amo l'idea della violenza che viene intrinseca, e poi secondo me c'è anche un qualcosa di romeriano, specialmente nello splendido finale, quindi una cosa molto assurda, un film sicuramente non riuscito, ma uno di quei classici guilty pleasure mia, io se c'è mi guardo anche il 2 e il 3 che hanno fatto, perché ebbe anche un buon successo, perché costò 2 lire e ne incassò un po' di più di quello che costò, perché insomma è un film veramente a bassissimo costo, che rende ancora idea di come comunque Corman, che adesso sembrerebbe voler produrre a 98 anni il nuovo film di Joe Dante, spero che Joe Dante, visto che voleva lavorare solo indipendenti, accetti, ma detto questo Carnosaur per me è il classico film che io ci sono sempre divertito, forse più di Jurassic Park, sono fatto male in quel senso, proprio perché è proprio il classico cinema assurdo di riporto che crede di andare dietro a Jurassic Park e che in un certo senso ce la fa, perché non c'ha nemmeno i soldi delle scarpe di Laura Dern su Macqui Diane Lade, ma nel resto però il film, ripeto, è una cazzata, ci si ride, è trash, ma è violentissimo però, e riesce fra un parto assurdo di appunto di dinosauri, fra tecniche di effetti speciali arretrate, ma che a me però fanno una simpatia incredibile, anche perché a fare gli animatronici c'è il grandissimo John Carl Butcher, che è tutt'altro che un cretino, però il film è così, è un film dove le cose sono un susseguirsi, un po' di cazzate, la sceneggiatura è quella che è, però a livello di messa in scena alla fin fine io mi ci sono proprio divertito, ripeto, e il Carnosauro qui riesce veramente a fare dei danni enormi, ammazza le due ragazze col padre, poi stempia, veglia, fa una manifestazione, è un film cattivo, divertente e sicuramente che non ha voglia di dire un cazzo, ma quello che lo dice comunque lo dice meglio di tanti film che vogliono dire le cose ma alla fine non c'hanno veramente un cazzo di nulla da dire e fanno finta di averlo. Questo è un puro divertimento che però alla fine c'è un finale più politico di tanti film, appunto, del quale si parla sempre alla grande, ma che finiscono poi a cazzata o a tarallucce e vino. Qui il grandissimo Corman tira su un film, ripeto, fatto con 3 lire, che è riuscito a incassare qualche milione proprio sulla scia Jurassic Park, pur non avendo niente a che vedere col film di Spielberg, né monetariamente né a livello di scrittura, perché è chiaro che il film di Spielberg è migliore, sia chiaro, ma io comunque continuo a preferire Carnosaur, la distruzione, mi fa una simpatia enorme, come tutti i prodotti di Corman, cazzo vi posso dire, sicuramente è un film di merda, ma non per il sottoscritto. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante il super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Lo devo dire, Carnosauro la distruzione ha avuto tale successo, ne hanno fatti altri 2, non sono gradevoli come questo, perché questo era completamente di fuori, folle e schizzato, ed era fatto per il cinema, e si vede, perché nonostante tutto il film riesce ad avere un giusto ritmo e la giusta violenza, quello che serve per una stronzata che si chiama Carnosauro la distruzione.